Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di alcune azioni italiane che potrebbero essere favorite da un possibile governo a guida Draghi. Abbiamo visto tutti come i titoli azionari italiani abbiano reagito mediamente molto bene dalla chiamata dell'ex presidente della BCE al Quirinale. Anche lo spread è calato in maniera molto importante, scendendo addirittura sotto i 95 punti base. Proprio per quest'ultimo motivo, cioè la diminuzione dello spread e quindi dei rendimenti dei titoli decennali italiani, le azioni che possono beneficiare maggiormente di questa situazione sono quelle bancarie, quindi titoli come Intesa San Paolo o Unicredit. Perché questo? Perché se l'Italia viene percepita come paese più sicuro, potrà veder scendere, come sta accadendo, lo spread e quindi i tassi di interesse che deve pagare per finanziarsi. Ora vi spiego perché succede questo. Facciamo l'esempio di aver investito in un'obbligazione a scadenza 10 anni e dopo averla acquistata che i tassi correnti su quella scadenza siano scesi, ad esempio dal 2 all'1%. La nostra obbligazione continuerà a pagarci il 2% annuo in quanto stabilito dal prospetto del titolo, ma questa remunerazione sarà più elevata del tasso attuale dell'1%. Molti allora vorranno acquistare titoli come il nostro, con cedola al 2%. Dunque la domanda crescerà e quindi a parità di offerta il prezzo dell'obbligazione salirà. In sostanza, quando i tassi scendono, il prezzo delle obbligazioni sale. Il ragionamento ovviamente va ribaltato in caso di aumento dei tassi. Si tratta in sostanza del mercato che ritrova il suo assetto. E quali aziende detengono moltissimi titoli di Stato il cui valore potrebbe aumentare molto? Le banche. Proprio le banche, infatti, sono importantissimi acquirenti dei titoli del debito pubblico italiano. Tra le azioni del settore che potrebbero essere interessanti, oggi voglio parlarvi brevemente di Intesa San Paolo, la prima banca italiana per quota di mercato. Come vedete da questo grafico, è una società che negli ultimi anni ha aumentato costantemente il suo fatturato, passando dai 26 miliardi del 2017 agli oltre 34 degli ultimi 12 mesi. Ha poi un rapporto prezzo-utili decisamente basso rispetto ad altri istituti di credito europei e inoltre ha da poco acquisito anche UbiBanca, uno dei gruppi bancari che era tra i più importanti del nostro paese. Vediamo infine come si è riuscita ad accrescere nell'ultimo anno sia il CET1 ratio, cioè l'indicatore che rappresenta in sintesi la solidità di una banca, in blu vediamo quello aggiornato al settembre 2020, in giallo quello dell'anno precedente, sia due indicatori di redditività come il Return on Equity e il Return on Assets. Terrei d'occhio poi anche il titolo Telecom Italia. Questo perché si pensa che con Draghi possano accorciarsi i tempi per la creazione di una rete unica. Dal punto di vista fondamentale però, in questo caso siamo di fronte a un'azienda che negli ultimi anni ha visto calare il proprio fatturato e non è riuscita nemmeno a chiudere ogni anno inutile. Vedete come nel 2018 ha perso addirittura quasi 1,5 miliardi. D'altronde opera in un mercato molto competitivo, dove la concorrenza è altissima e i margini sono diventati ormai molto bassi. Quindi è giusto seguirla perché potrebbe essere interessante, ma bisogna assolutamente fare attenzione. Infine, l'ultimo titolo di cui voglio parlarvi oggi, che potrebbe diventare interessante, è Atlantia. Infatti, con Draghi al governo, si potrebbe puntare a uno sblocco sulla cessione di autostrade per l'Italia. Draghi infatti era direttore generale del Tesoro, quando la stessa autostrada è stata venduta alla cordata dei Benetton circa 20 anni fa, e quindi conosce molto bene il dossier su cui Atlantia sta negoziando per la cessione della maggioranza. Per oggi è tutto, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!